Entriamo nel vivo e nello specifico delle fasi di un matrimonio. Oggi parliamo dell'aperitivo. L'aperitivo è il primo momento, uno dei più importanti, per quanto riguarda la musica di un matrimonio. Sia che sia fatto con dei musicisti dal vivo o che debba essere il DJ a mettere la musica, è un momento importante, soprattutto è un test importante per capire come poi potrebbe andare la serata. Spesso non c'è bisogno di un grande impianto, una grande postazione. Può essere sufficiente una cassa collegata ad un computer. Ma ciò non significa che la musica possa essere sottovalutata. Anzi, è molto importante riuscire a caratterizzare fin da subito il matrimonio e l'evento in sé. In base ai gusti e alle esigenze degli sposi, può essere dato un tema all'aperitivo. Se magari, non lo so, c'è un allestimento vintage o ci sono delle scelte particolari, allora anche la musica può ricalcare questa scelta, questo tema. Oppure se, non so, alla sposa piacciono i cartoni della Disney perché si ricorda quando era bambina, ci possono stare nel mezzo alcune canzoni. Ovviamente è difficile che per l'intera durata dell'aperitivo sia un unico tema, un unico stile musicale, anche perché di solito almeno un paio d'ore dura. All'inizio arrivano gli ospiti, poi gli sposi all'incirca arrivano un'ora dopo. Di conseguenza si può prevedere due ore e mezzo di musica. E lì, pur essendo il volume anche basso, può essere utile fare una scelta oculata di canzoni. E soprattutto, anche se non c'è una vera e propria console, interagire e variare l'ordine delle canzoni sul momento in base alle reazioni delle persone. Quando arrivano gli sposi, di solito c'è una canzone scelta da loro. E lì è un momento importante, perché si crea una certa attenzione, comunque c'è un applauso, gli sposi entrano in maniera trionfale, tra virgolette, nello spazio dell'aperitivo e tutti in qualche modo rivolgono il loro sguardo agli sposi che arrivano e ritornano dopo averli visti alla cerimonia. In quel momento magari la musica si alza un po' di volume e di intensità e può essere utile legarcisi anche nei brani successivi. Attenzione! All'aperitivo di un matrimonio si può anche ballare, o meglio non è vietato. Può essere sufficiente anche un semplice quarto d'ora di musica un po' più sostenuta, magari legandosi a quel brano lì, oppure perché dopo un po', per evitare un appiattimento della serata, si vuol dare un po' più di ritmo, un po' più di tono. E non c'è bisogno di fare un set estremamente lungo, anche un quarto d'ora o 20 minuti di ballo già riescono ad accendere la serata e soprattutto farti guadagnare un'ottima considerazione da parte degli sposi e degli invitati tutti. In questa fase qui si può svariare molto. Abbiamo già detto che il ritmo non deve mai mancare. Se la scelta degli sposi è di andare sul jazz swing, per esempio, ci sono moltissimi modi di farlo e se ci può star bene qualche slow, però non deve essere un'ora intera di ballate romantiche, altrimenti diventa veramente pesante. Anche sul jazz swing si può andare su qualcosa di più sostenuto. Lo stesso bublé ha dei brani molto lenti e dei brani molto ritmati e anche alternare all'interno dello stesso genere è raccomandato, così come poi si può alternare tra i vari generi. Si può andare su brani molto datati, sugli anni 60, le cose di Burt Bacharach per esempio ci stanno molto bene all'aperitivo anche perché sono molto varie alternando cantanti diversi. Aretha Franklin è una di queste. Oppure si può andare sulla musica cosiddetta easy listening, il pop. Pop di qualunque genere, età, periodo e si può alternare molto sempre scegliendo canzoni molto conosciute. L'aperitivo è un buon momento per dare un tocco personale alla serata, all'evento, è un momento da non sottovalutare. Per qualsiasi suggerimento commenta pure qua sotto, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e alla prossima. E non ti dimenticare un bel like.